Siamo in piacevole compagnia di Riccardo Samporana, vincitore questa sera del trofeo Gol più bello alla serata del Leone d'Argento. Un altro premio per te, l'ennesimo premio, l'ennesima soddisfazione per quest'anno con la maglia azzurra. Sì, è il secondo anno in cui vinco il premio del Gol più bello, per me è una grande soddisfazione in questa serata tutta empolese, è un motivo d'orgoglio. Più che altro sono contento della stagione che abbiamo fatto, abbiamo meritato questa salvezza, ci hanno tolti tante soddisfazioni che neanche pensavamo di poterci togliere e adesso chiudiamo nel modo migliore e poi iniziamo a pensare alla prossima stagione. Senti, non siamo ancora arrivati alle cosiddette bocce ferme, però ci siamo molto vicini. Per te che è stato un anno un po' particolare, un anno di rivalsa, un anno di rivincita, si è concluso forse nel modo migliore, era quello che volevi, no? Arrivare in una squadra in cui dovessi essere protagonista, l'ha dimostrato sul campo. Sì, volevo giocare, volevo tornare a giocare e dimostrare sul campo che posso dare molto di più. Mi sono tolto tante soddisfazioni personali con tanto di 7 gol finora, non potevo veramente chiedere di meglio. Adesso vedremo quello che succederà a fine campionato. Su di te ci sono delle voci, c'è chi naturalmente ti vorrebbe qui anche l'anno prossimo, c'è chi magari pensa che tu possa andare via, non so se puoi dirci qualcosa. Ma so che la società ha intenzione di riscattarmi, quindi forse questo è il primo passo, poi valuterò il mio futuro con calma quando sarà terminato il campionato. Sogni di vestire insieme a Mirko Valdifiori la maglia azzurra a breve? Sì, penso che sia il sogno che hanno un po' tutti, io me lo auguro, è un sogno che ho nel cassetto e quindi la speranza l'avrò sempre.